Come è stato? Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian, morire e vivere. Domanda, come è stato il tuo post mortem? Boris, io sono stato abbastanza fortunato, perché vi era una mia zia carissima che mi aveva molto amato in vita e che mi aspettava. Siccome io a mia volta le ero stato molto affezionato, al momento del mio trapasso avevo il pensiero fisso su di lei, così il contatto con lei è stato immediato e mi ha preso praticamente per mano, aiutandomi a superare il momento di sbandamento che si ha subito dopo la morte a causa delle diverse condizioni in cui ci si trova. Domanda, per noi che sappiamo queste cose sarà più facile superare quel momento? Boris, è chiaro, proprio perché il conoscere anche solo mentalmente ciò che succederà al momento della morte può aiutare. Domanda, una persona che pensa di aver fatto tutto il possibile in vita per avere una vita serena nell'aldilà, si costruirà allora il suo paradiso? Boris, no. Se è vero quanto ho detto per l'inferno, non si può estendere lo stesso concetto al paradiso. Spiegherò il perché. Se una persona ha veramente fatto con fede, con intenzione onesta e giusta, si è atteso veramente verso questo paradiso, al momento della morte non avrà bisogno di costruirsi niente, perché si troverà già immediatamente in un paradiso, cioè in uno stato di serenità e di tranquillità, di evoluzione tale per cui non avrà bisogno di alcun supporto. Quando questo accade, quando un'entità si crea il proprio paradiso, è perché molto probabilmente in vita non ha avuto una fede sicura e quello che ha creato corrisponde sempre ad un appagamento di un suo desiderio. D'altra parte, ricordate sempre che è molto difficile fare un discorso generale su queste cose, perché ogni caso è diverso dall'altro e bisognerebbe fare molti esempi.